Ciao, amiche, amici, finalmente torno a girare un video. Allora, video di primi giretti, primo giretto con i saldi. Buon anno a tutti. Non so se avete visto il mio video precedente di estrazione del giveaway in cui ho fatto gli auguri, però probabilmente chi non era interessato non l'ha visto, quindi li replico qui. Buon anno a tutti, che sia un anno di serenità e di salute soprattutto, e speriamo di passarlo insieme. Allora, primo giretto con i saldi. In realtà ho fatto due acquisti fisici. Uno tra l'altro oggi è un acquisto online. Allora, in negozio fisicamente ho preso da Tezenis questo maglioncino che trovate in questi giorni. Io l'ho preso rosa, ma c'è anche nero che ha questa particolarità. Allora, questo maglioncino ha un effetto cutout sulle spalle. Qui c'è un tulle praticamente sulla spalla. Decorato con una piccola ruche di maglia, non è eccessivamente ruscioso perché ce ne sono in negozio molti più modelli molto più particolari, cioè con questo effetto volant sulla maglia molto più evidente, e a me questo è piaciuto perché è anche abbastanza lungo. Ve lo faccio vedere quello che si può, ecco, arriva. Praticamente non è un mini abito, però arriva, copre bene il fianco. Questa è una taglia M, io l'ho voluto prendere più abbondante, però vi devo dire che mi va abbastanza abbondante, quindi probabilmente ne prenderò un altro nero, cioè rosa cipria, che questo è nero, e lo prenderò come taglia S, perché il nero magari mi piace abbinarlo di più a cose un po' più dall'effetto slim. Ed è caldissimo, costa pochissimo, perché io dunque sta a 9 euro, mi sembra, sì, 9 euro l'ho pagato, è molto molto caldo ed ha questa trama molto molto carina, molto particolare. Vediamo un po' se c'è scritto il materiale, se ve lo posso dire, perché sinceramente Tezenis, a differenza di Zara, no, non ha le etichette. Non so che cosa ci sia, forse c'è nel sito la descrizione. Comunque sembra un misto lana, comunque mi sembra. Allora, poi oggi ho preso un altro maglione in una bancarella che però vende questa, diciamo in un mercato che vicino al lavoro da me, bancarelle insomma che sono prestate. In particolare ora vi dico anche dove l'ho preso, a Viale Europa, incrocio con Viale Pasteur. Non so se c'è sempre lì, era un caso che io mi trovavo lì per una commissione, la maglieria italiana del Conte Siena, cashmere, praticamente a tutti i maglioni in cashmere, a prezzi comunque credo di solito vantaggiosi, ma con i saldi. Allora, io ho preso un maglione che non è in puro cashmere, sarebbe veramente eccessivo pretendere troppo, ma poi comunque un maglione in puro cashmere io neanche lo metterei, a Roma non fa così freddo, però è al 50% di cashmere. Guardate, il colore è fedele, è un fucsia spettacolare ed ha un collo a montante, diciamo un collo simil lupetto, che quindi sale un pochino su ed è abbastanza grande, questo è largo ed ha il 50% di cashmere, il resto però sì, è ottimo materiale, non c'è acrilico, 30% lana e 20% viscosa, che quindi lo rende anche un pochino più la viscosa più morbido, meno maglione, ecco, è veramente bello. E questo io l'ho pagato 30 euro perché non so il prezzo originario quanto era, ma c'era un ulteriore sconto, anche perché, oltre al fatto che era in saldo, anche perché era l'ultimo colore. E ok, e poi ho fatto un ordine da Zara. Allora, da Zara ho fatto un ordine online ed ho preso una cosa che ho già tirato fuori, che è un cappotto. Io i prezzi non li ricordo bene, se non di qualcosa, però poi vi metterò i link magari dei prodotti. Allora, da Zara ho preso un cappotto che, se non ricordo male, ho pagato sui 39 euro, che è blu notte, sembra nero in realtà ed è un bel colore perché ha lo stesso effetto del nero, però un pochino più brillante, ed è doppio petto questo cappotto qui, cioè si chiude così, doppio petto classico, un
È un look un po' maschile da uno spacchetto qui dietro che per ora è cucito, ma che poi si può tagliare. Veste un pochino abbondante, questa è una taglia S e ha l'effetto di una taglia media, probabilmente per dare un effetto più aderente ci voleva una XS per me, ma non ricordo se c'era. Devo vedere sul sito. Mi piace anche così, però potrei anche cambiarlo, perché comunque con Zara il bello è che si può fare il reso, anche in negozio ce l'ho vicino e ci sto pensando. Poi ho preso delle bluse e due vestiti. Allora, iniziamo con le bluse. I prezzi erano veramente bassi. Vi faccio vedere anche il prezzo. Allora, il cappotto io l'ho pagato 39, me lo ricordo, però veniva 69,95. Poi ho preso questo top che è sempre su, no, questo è nero. Sì, nero con dei ricami blu, con dei fiori, con questo effetto un po' etnico dell'est Europa, sembra, no? Un look un po' russo, di velluto. E questo è della linea giovane, cioè Trafalook. E questo l'ho pagato pochissimo. Mi sembra di aver pagato tutto al 50%, quindi 15,95, sì, sugli 8 euro mi pare fosse. È anche elasticizzato questo top ed è una S ed è morbido. Poi ho preso un toppino con delle perle. Questo è molto bon ton. Eh sì, come va? Quest'anno sono andate moltissimo, no? Le perle. Vediamo se riesco, sì, a farvele vedere. C'è un po' di luce diretta ed è un color panna, non è bianco. Anche questo sembra un cotone pettinato pesantino e mezze maniche. E questo pure l'ho pagato, credo, no, 25,95, quindi sui 12-13 probabilmente. Questo sarà perfetto in primavera, secondo me, anche adesso perché con un cardigan sopra o anche con un blazer va benissimo, però in primavera darà il meglio di sé. E il colore è molto molto bello perché è proprio un color perla. Poi ho preso un altro vestito di questa tipologia, che praticamente è un'altra fantasia di un vestito che io ho comprato a prezzo pieno durante, insomma, la stagione, che aveva, ve l'ho fatto vedere, aveva tutti i decori di fiori rossi e dorati, che mi è piaciuto tantissimo questa tipologia di abito. L'ho messo veramente tanto, l'ho sfruttato tanto perché è molto pratico, è carino, arriva sopra il ginocchio, vi veste, però è anche sia sportivo, cioè sia casual che elegante, se serve a seconda degli accessori, si lava, lo appendete, non lo stirate. Questi vestiti sono favolosi. È sempre una fantasia, questa è un po' più sobria, ma ha dei riflessi dorati. Sembra più spento di quello che in realtà è. Un pochino meno kitsch rispetto all'altro che io ho preso, ma che comunque mi piace moltissimo. Anche questo 19,95, però io forse l'ho pagato 12, cioè c'erano sconti del 30 e del 50%. Questo mi pare 12 euro, l'ho pagato. E poi ne ho preso un altro simile, ha pure un pantalone, mi ero dimenticata, sempre simile, ma cioè stesso tessuto, fantasia diversa, ma con le maniche corte, che quindi io utilizzerò questo anche in primavera. E perché no anche in estate, perché insomma il tessuto è leggero. C'è il disegno di un uccello, le ali di un airone sembra, sui toni del rosso e dell'oro, bellissimo. E la lunghezza anche di questo è molto morbido, e anche di questo la lunghezza è sopra il ginocchio. Questo qui credo di averlo pagato anche lui, non ricordo perché qui c'è il prezzo di 19,95, ma anche un po' strappato. Comunque vi metterò le informazioni sotto, quindi meno di questa cifra. Forse anche questo sui 12 euro l'ho pagato. E poi ho preso un pantalone, speriamo che mi stia bene. Questo veniva 29,95, taglia S, ed è un pantalone piccolino, però elasticizzato, ed è uno slim che arriva alla caviglia. E praticamente era un modello corto, che
però a me, che sono un pochino piccola e sono nana, il modello corto mi va giusto, cioè nel senso mi arriva sulla caviglia ovviamente, però se scende un pochino sui fianchi poi è giusto. E questo pure non ricordo il prezzo, forse con il 30% di sconto l'ho preso. Questo mi sembra un pochino piccolino come modello, quindi probabilmente speriamo che mi stia. Se mi sta, mi sta giusto, giusto, giusto. Però vi ripeto, insomma, fare il reso non è un problema. Questi erano i miei acquisti e non so se avrò finito qui, come tutti gli anni, non sono ancora andata in giro per negozi se non per quelle due cose che vi ho fatto vedere dove ho comprato praticamente solo The Zenith, perché un'altra cosa l'ho presa così random, non mi piace molto andare nei negozi, però io da Zara ci sono passata comunque e anche se poi preferisco quando posso fare gli acquisti online perché ho trovato la merce massacrata, distrutta. C'erano tanti golfini che mi piacevano, ma con i fili tutti tirati. E quindi poi insomma è difficile fare acquisti con i saldi da Zara, anche se effettivamente io mi sarei comprata tante tante cose. Niente, questo è tutto, un bacio grande, ci vediamo presto, alla prossima, ciao ciao!